Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io scuso anche per le mie responsabilità di incapace. Ma ci mancherebbe. L'unica cosa è che avevo piacere di fare una chiacchierata un po' più ampia con lei, però un paio di cose gliele chiedo in velocità. Allora, lei ha detto, intervistato alla stampa qualche giorno fa, che la partecipazione della magistrata apostolica a quella manifestazione di Catania, non sto a ribadire tutto quanto, 2018, nave Diciotti, manifestazione al porto di Catania. Quella manifestazione, lei ha detto, alcuni magistrati devono manifestare, hanno il dovere di difendere i diritti degli ultimi. Spero di non aver detto sciocchezze, mi sembra che questo fosse il concetto. E segnalo che Nordio, invece il ministro Nordio, ha detto che la magistrata poteva partecipare ma non doveva partecipare. Mi dice chi di voi due sta sbagliando, perché siete proprio su due posizioni completamente diverse. Mancherò di modestia, però sono certo che sbaglia il ministro per una ragione molto semplice: se sul piano disciplinare non vi sono problemi, lui pone tutto sul piano della opportunità. L'opportunità è un concetto che ciascuno di noi può valutare nel modo in cui crede, e io non lo contesto. Qui però il problema è evidentemente altro, e cioè se 5 anni prima della decisione in discussione, quando la magistrata si occupava di ben altro, era giudice all'atere in corte d'assise, poteva o no, tra virgolette, scendere in campo a favore dei diritti fondamentali, in questo caso degli immigrati. È soltanto assurdo pensare che il magistrato sia, come dire, un componente delle istituzioni con diritti diminuiti. È assurdo pensare che l'immagine ne venga talmente, come dire, lesionata da non poter poi giudicare, che si debba astenere in passato. Mi permetto una citazione personale. In tanti, io tra quelli, abbiamo partecipato per esempio nelle manifestazioni, quelle contro le cosiddette leggi vergogna, ad altre in difesa della Costituzione, organizzate, come nel caso di Catania, da associazioni impegnate, persino da movimenti cattolici e religiosi. Se poi all'interno di questa manifestazione qualche matto si mette a urlare, insultare o altro, certo questo non significa che fa venir meno il mio dovere di scendere in campo. Obiezione di Sandro Iacometti, e torno da lei, Spataro. Sandro, ti chiedo brevità. Io faccio un'osservazione molto breve, non voglio entrare nel merito della difesa, diciamo, preventiva del giudice apostolico. E voglio entrare nel merito del ragionamento sul è giusto che il magistrato difenda i diritti dei più deboli. Io trovo che quel suo intervento tradisca un pensiero che purtroppo si è introdotto nella magistratura dal 1992, da Tangentopoli, che la magistratura sia in qualche modo che la magistratura abbia una missione etica e morale nella società. La magistratura non deve difendere i diritti dei più deboli, deve difendere i diritti di tutti, dei deboli e dei forti, dei poveri e dei ricchi, deve difendere la legge, quindi non deve schierarsi a favore, non deve fare delle battaglie umanitarie la magistratura. La magistratura è un organo dello Stato, è un potere dello Stato che deve difendere la legge. Chiara l'obiezione, se voglio sentire Spataro? Non c'è nessuna missione nel vostro ruolo. Lei sta facendo un'ovvietà, non ho detto affatto che bisogna fare solo certe manifestazioni. Tutti i diritti sono quelli riconosciuti dalla Costituzione. Lei ha anche detto in un'altra trasmissione addirittura che la magistratura deve smetterla di prendere posizioni politiche, di opporsi a un governo democraticamente eletto. Mi perdoni, questa era da un lato la versione di Mussolini, che nel 1940, nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, disse esiste un potere unico. No, Berlusconi diceva questa, mi faccia questa parlare. Non l'accetto. Abbiamo pochissimo tempo, sennò anche Berlusconi diceva come può una persona che ha vinto un concorso opporsi a chi è stato. Noi non ci opponiamo a nessuno. Il nostro dovere è di essere totalmente indifferenti rispetto agli indirizzi politici. Noi politici, no, lei dice no, dobbiamo conformarci a ciò che vuole il governo. Mi faccia parlare. Noi dobbiamo essere liberi e soprattutto dobbiamo essere indifferenti alle linee politiche.
la nostra guida, la stella polare è la legge, al punto che possiamo anche metterne in dubbio la costituzionalità. Ma cosa pensa? Che il magistrato, prima di decidere, debba chiedersi: ma io in passato ho fatto questo, ho detto questo? Luigi Ferrarella sul Corriere oggi ha scritto un grande articolo. Lo so che è amico vostro. Questo atteggiamento inaccettabile del governo. Ne abbiamo parlato, apparire come l'atteggiamento di chi vuole imporre una linea. Del resto, quello che abbiamo visto da parte di questo governo con iniziative disciplinari, cioè il punto è, chiedo scusa Spataro, che così facciamo un piccolo passo avanti. Il punto è, Sandro, io devo rispondere alla legge.